Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Me le avete chieste veramente in tantissimo le tattiche del 4-3-2-1 di Levi de Verde, col quale è riuscito a sconfiggere con quel risultato pazzesco di 11-1 Anders Vergang nel match che vi ho portato qualche settimana fa analizzato sul canale. Ed eccole qua. Le ho trovate, vi ho analizzato anche qualche chicca, sia per quanto riguarda la fase offensiva che la fase difensiva, e ce le andremo a guardare ovviamente dopo aver visto le tattiche, quindi mettetevi comodi e prendete spunto. Dunque, come vi dicevo, il modulo in questione è il 4-3-2-1, che magari qualche utente più navigato di FIFA, forse come me, avrà delle vibes riguardante questa formazione risalente a FIFA 17, dove veramente era utilizzatissima. Basta chiedere a Principe, che ci ha costruito le sue più grandi fortune con questa formazione qui. Secondo me, dopo la patch, ritorna anche questo modulo sempre sempre più in alto negli usage dei giocatori di FIFA. Questo perché? Perché è un modulo che ti permette di poter scambiare rapidamente tra le punte e, grazie anche al supporto dei centrocampisti, creare un sacco di spazi per poter imbucare le difese avversarie. Quindi, andando a vedere le tattiche inizialmente, perché vi proporrò una doppia versione di questo modulo, così come la utilizza anche Levi de Verde a seconda dei casi, andiamo ad analizzare appunto il playstyle standard, quindi nel momento in cui noi andiamo a giocare questa formazione dal primo minuto. È fondamentale andare a tenere uno stile difensivo equilibrato, con un'ampiezza che non sia eccessivamente larga, ma neanche troppo stretta, quindi esattamente una via di mezzo tra un 30 e un 50, quindi un 40, mentre la profondità non deve essere troppo bassa e soprattutto non deve essere troppo elevata. Questo per evitare di alterare degli equilibri che sono già delicati in una formazione che, diciamo, è votata più all'attacco che alla fase di copertura. L'aspetto fondamentale è quello della costruzione della manovra, dove è sovrano l'equilibrato anche in questo caso, ma creazione occasioni deve essere settata su passaggi diretti. Questo perché, come vi dicevo, il tutto è basato su questi scambi diretti tra i nostri giocatori del reparto avanzato, volti alla costruzione degli spazi, alla creazione delle occasioni. L'ampiezza in questo caso deve essere 55, quindi per non far sì che i nostri giocatori siano troppo larghi e distanti tra di loro, andando a perdere il vantaggio che questo modulo ci conferisce. Giocatori in area invece utilizziamo 6, affinché i giocatori vadano a eseguire i giusti inserimenti con il giusto tempismo, e poi angoli e punizioni invece utilizzo il canonico 1 per evitare di prendere quelli che sono, insomma, contropiedi, eccetera eccetera, lo sapete bene ormai. Andiamo a vedere le istruzioni. Partendo dalla difesa, abbiamo già delle chicche, perché per quanto riguarda i terzini sono settati sul resta dietro in attacco, come diciamo accade di norma, però come potete vedere il tipo di inserimento non è un attacco misto ma è un sovrapponiti. Questo che cosa vuol dire? Non vuol dire che, come nel caso di partecipa all'attacco, i nostri terzini andranno costantemente alla ricerca dell'inserimento offensivo. Tuttavia, quando saranno chiamati in causa a dover salire, andranno ad eseguire una sovrapposizione. Quindi si andranno a sovrapporre sull'esterno del nostro giocatore, del nostro portatore di palla, andando dunque a portar via un uomo e permettendoci di poter avanzare e poi andare, insomma, a dispiegare il nostro gioco. Quindi fondamentale il sovrapponiti in questo caso sui terzini. Passando invece alla mediana, andiamo a utilizzare su tutti e tre un copri al centro, mentre solamente su quello centrale andiamo ad utilizzare resta dietro in attacco. Questo perché? Perché vogliamo che le nostre due mezze ali andranno a dare una mano ai nostri giocatori offensivi. Inoltre, come potete vedere, io sto utilizzando due centrocampisti di ruolo e un, in realtà, giocatore offensivo adattato a centrocampo, come Messi, che ha sia ottimi passaggi che un ottimo tiro. Voi potete fare sia un centrocampo di ruolo completo, sia, come ho fatto io, un adattamento. Ovviamente, se magari fate un po' di fatica col giocatore adattato, soprattutto a difendere, correte ai ripari. Magari, se anche switchate a questo modulo in game, piazzate subito un centrocampista che dà una maggiore mano in fase di copertura. Quanto riguarda invece ai tre tenori offensivi, dobbiamo avere innanzitutto su tutti e tre rimani centrale.
mentre solamente le nostre due ali devono utilizzare l'inserisciti alle spalle. Questo perché è la punta centrale che fa da riferimento, si va ad attirare un po' le marcature avversarie, e invece le nostre due ali devono rimanere praticamente già dietro ai difensori avversari, pronte ad inserirsi e sfruttare, come vi dicevo, la tattica dei passaggi diretti. Quindi fondamentale questo aspetto anche per quanto riguarda i nostri giocatori offensivi. Passando invece a quello che è lo schieramento offensivo, in questo caso andiamo ad utilizzare un pressing una volta persa palla per avere i giocatori subito reattivi e propositivi nel recupero del pallone quando appunto andiamo a perdere il possesso, un'ampiezza di 50 per far sì che i nostri terzini siano accoppiati subito ai suoi esterni, e poi una profondità di 70 per far sì che questo vada a facilitare il recupero alto del pallone, sempre poi equilibrato passaggi diretti 55-6-1-1 per quanto riguarda la manovra offensiva, quindi non manovra veloce per evitare di andare a velocizzare troppo e regalare un palla facilmente all'avversario in un modulo che è già veloce di suo. E in questo caso, per quanto riguarda le istruzioni, fondamentalmente ci ritroviamo con quelle precedenti, cambia però l'aggiunta del partecipa all'attacco per quanto riguarda i terzini, dunque per avere due ulteriori frecce che possono servirci. Inoltre io un consiglio che posso darvi è che se proprio la situazione è disperata potete anche pensare di togliere i terzini e mettere due giocatori esterni che avete in panchina, non lo so, pensa a un Vinicius, a un Luis Diaz, giocatori di questo tipo, e andare proprio in modalità all out attack, fate un po' di fatica a difendere ma praticamente attaccate con sette uomini di ruolo in fase offensiva. Andiamo adesso però a vedere nel dettaglio alcune situazioni che ho schematizzato in maniera tale che vi faccio visualizzare un paio di robe. Eccoci qua dunque, partirei dalla fase offensiva, e questa è proprio una delle situazioni classiche di questo modulo, come vi dicevo, che sfrutta tantissimo le zone centrali per poter attaccare, e vedete qui come l'R9 di Levi abbia in realtà il possesso del pallone in zona centrale e si ritrovano le due ali esterne praticamente già dietro, pronte per inserirsi alle spalle della retroguardia. Poi potete anche notare alle spalle di R9 che sta arrivando il supporto dei centrocampisti, vedete anche De Bruyne è in una posizione abbastanza avanzata, c'è poi Messi che sta proprio scattando verso l'area di rigore, e quindi si va proprio a predisporre la situazione ideale per poter cercare tutti questi scambi vicini che ci permettono poi di poter arrivare in porta al nostro avversario. La seconda situazione che invece voglio farvi vedere è questa sempre relativa ad una scenario offensivo, e qui guardate i giocatori esterni, guardate Messi e guardate Mbappé come si sono allargati, dunque non è detto che il modulo è monotematico e si va solo per vie centrali, è ovviamente un modulo basato per fare quello, però se voi muovete bene il pallone, vi cercate gli inserimenti giusti, magari vi andate a creare anche dei player lock se siete bravi a farlo, è possibile anche andare ad allargare i nostri giocatori offensivi per magari cercare un tiro a giro, per cercare un passaggio più dall'esterno, per fare un 1v1 e liberare la punta al centro. Quindi come potete vedere la manovra offensiva è molto versatile. Per quanto riguarda la fase difensiva invece dovete tenere bene a mente due cose. La prima è che quando utilizzate questo modulo siete un po' vulnerabili sulle fasce, è chiaro, perché mancando gli esterni che danno una mano ai terzini e avendo tre centrocampisti in zona centrale dovete essere bravi spesso a giocarvi l'1v1 terzino esterno o difensore centrale che viene a dare una mano sulla linea di passaggio per evitare di andare in inferiorità numerica quando vi attaccano su quel lato lì. Poi un altro scenario è questo qui fondamentale dell'intercetto delle linee di passaggio, perché insomma come vi ho detto il modulo cerca tanto gli spazi per vie centrali, ma ovviamente li va anche poi a precludere, perché con tre centrocampisti che stanno tutti quanti ammassati al centro sarà difficile per l'avversario andare a sfondarvi per quelle vie, dovrà andare a girare molto di più il pallone e voi, e me compreso, dovremmo essere molto bravi a intercettare le diverse linee di passaggio, come qui Levi, vedete, sta facendo con De Jong, posizionato esattamente a metà strada tra i due giocatori di Anders che vorrebbero ricevere il pallone da Fofana. Fofana non riesce ovviamente a dare la palla qui e come potete vedere orientato verso l'esterno sta cambiando gioco, ma questo gli fa perdere quel mordente e permette alla squadra di Levi di potersi riposizionare. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo modulo, se lo proverete, lo provavate, lo avete provato. Vi ricordo in descrizione tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto da Liberoschi, ciao!